Ciao, sono Giulia. In questo video ti mostrerò come realizzare un'illustrazione su carta utilizzando dei colori acrilici molto diluiti. L'effetto potrebbe sembrare simile agli acquerelli, ma gli acrilici una volta stesi non si riattivano, quindi puoi stendere più strati sfruttando la sovrapposizione e modulando le trasparenze. Questi sono i materiali che ho scelto. La carta è presa da un blocco Aquapad Goldline di Clairefontaine. Si tratta di una carta studio, davvero molto semplice ed economica. È 100% cellulosa, ha però una bella texture a grana fine e l'effetto che ho ottenuto con gli acrilici mi piaceva molto. Una tavolozza di ceramica con tanti pozzetti, così posso tenere il colore ben separato. I pennelli sono di Borciani e Bonazzi, serie 85. Hanno un'ottima tenuta acqua e tengono perfettamente la punta. Ho poi dell'acqua. Come colori ho scelto degli acrilici Amsterdam. La gamma è ampia e molto interessante, ma per questa illustrazione lavorerò solo con i toni di base, giallo, rosso e blu. Sono disponibili in vari formati, ma per questa tecnica avevo bisogno di pochissimo colore e ho usato i tubetti da 20 ml. Prima di iniziare a dipingere, preparo il disegno in matita. Ho bloccato il foglio su un pannello di legno, usando del nastro di carta. Questo passaggio è fondamentale perché stenderò molti strati di colore diluito e voglio che la carta rimanga sempre tesa. Con una matita traccio le linee della mia illustrazione. Divido il foglio in terzi. In corrispondenza del primo terzo, partendo dal basso, c'è la linea dell'orizzonte. Al centro disegno la casetta. Dal camino uscirà del fumo e ci saranno degli alberi di varie altezze. Aggiungo infine i dettagli, le porte e le finestre con il loro spessore. Correggo con la gomma le linee doppie, definisco il disegno finale e con la gomma pane alleggerisco la grafite per avere un segno più leggero sulla carta. Inizio a preparare i colori primari. Mi serve pochissimo colore. Con il pennello pulito prendo una goccia di acrilico direttamente dal tubetto. Inizialmente uso pochissima acqua per scioglierlo e man mano aggiungo altra acqua finché non raggiungo la trasparenza che desidero. Faccio la stessa cosa con il rosso e con il blu. Mi piacciono molto i colori un po' desaturati, quindi cerco di miscelare sempre tutti e tre i colori di base, almeno in minima parte. Per esempio in questo arancio puoi vedere che c'è un pochino di blu che mi aiuta a desaturare il colore. Se vuoi puoi tenere i colori più puri e brillanti con l'aiuto della ruota dei colori. Te ne parlo un po' nel video sul viola, lo trovi qui in alto a destra. Stenderò degli strati di colore molto diluito. Sfrutterò la trasparenza e la sovrapposizione. In questo modo riuscirò a calibrare il tono e il calore dell'illustrazione poco per volta. Partirò dallo sfondo e man mano dipingerò i vari elementi. Inclino la tavoletta e faccio scivolare il colore verso il basso. Rendo il colore più omogeneo possibile, trascinandolo e lavorandolo abbastanza velocemente. Continuo a usare il colore che ho preparato in anticipo, senza aggiungere altra acqua. Devo mantenere sempre la stessa trasparenza e luminosità. Se rimane una goccia sul bordo, la tiro via con le setole del pennello. In questo modo non si formano macchie. Una volta asciutto il primo strato, posso decidere come procedere. Voglio rendere lo sfondo meno intenso e diluito, quindi intensifico il colore nella mia tavolozza, aggiungendo del rosso. Procedo esattamente come ho fatto per il primo strato. Già dopo il secondo strato puoi vedere che lo sfondo è più deciso. Raffreddo leggermente il colore aggiungendo un po' di verde. Mi aiuta molto pensare che gli strati siano dei fogli colorati trasparenti, tipo carta velina, che influenzano la resa finale e cambiano la luce dell'illustrazione man mano che vado avanti con gli strati. Siccome l'acrilico è permanente una volta asciutto, posso sovrapporre tranquillamente più strati di colore e posso andare avanti fino a che non sono soddisfatta del risultato. Correggo il colore e la tonalità di base dell'illustrazione alternando gli strati. Tengo presente che più strati aggiungo, più ci sarà copertura. Quindi tengo gli strati molto diluiti per poter correggere la tonalità man mano che proseguo. Per l'asciugatura mi sono aiutata con l'asciugacapelli, così da velocizzare il processo. Puoi vedere che ho steso uno strato di rosso molto diluito per far virare il colore verso l'arancio e avvicinarmi di più al colore che volevo ottenere. Il mio obiettivo era un marrone freddo che ho ottenuto aggiungendo uno strato con più blu.
Per la casetta uso esattamente la stessa tecnica. Inizio con il giallo e alterno degli strati di rosso e di giallo molto diluiti, finché non ottengo un arancio molto desaturato. Per il tetto tengo il rosso quasi puro. Puoi vedere come diventa più interessante una volta che si sovrappone agli strati sottostanti. Con il verde già miscelato nella tavolozza, dipingo gli alberi. Ad un certo punto ho deciso di dare una luce completamente diversa all'illustrazione. Stendo quindi due strati di questo marrone che tende al viola. La prima volta lo stendo su tutta l'illustrazione ad esclusione del prato. La seconda e la terza volta lo stendo su tutto il foglio, tranne che sulla facciata frontale della casa. Puoi vedere come questa velatura cambia proprio l'ambiente in cui si trova la casetta e puoi vedere come questo colore, che possiamo considerare neutro, quasi un bistro, reagisce diversamente sui vari elementi dell'illustrazione. A questo punto dipingo gli alberi con uno strato più denso per dare più intensità al colore. Procedo nello stesso modo, intensificando il rosso del tetto e alcuni alberi in secondo piano. Per le finestre e la porta uso un colore neutro, sempre questo marrone tendente al viola, meno diluito di quello che ho usato per lo sfondo. Faccio due strati, lasciando lo spessore della cornice per dare tridimensionalità a questi elementi che sono molto piccoli. Ultimo strato per gli alberi. Ruoto la tavoletta per lavorare in modo più comodo. E non aggiungo colore una volta che è terminato sulle setole, ma lo trascino per stenderlo e renderlo più trasparente. In questo modo riesco a dare un po' di volume. Uso il bianco. Non lo uso puro, ma miscelo un pochino di rosso che ho usato per il tetto per richiamare la palette di colori che ho usato finora. Aggiungo il colore nella parte più bassa della nuvoletta per renderla meno trasparente. Sfrutto la trasparenza del colore diluito per sovrapporre delle nuvolette di fumo, per dare più livelli di profondità all'illustrazione. Con il pennello molto sottile e il colore poco più denso, illumino le cime degli alberi e il tetto della casa. Ultimo step, aggiungere alcune ombre. Sempre usando il marrone molto diluito, intensifico le ombre sugli alberi, avendo cura di fare lo stesso nella parte riflessa. Ora devi provare anche tu a realizzare un'illustrazione con gli acrilici diluiti. Spero che questo video ti sia piaciuto. Se hai delle domande, scrivile pure nei commenti e non dimenticare di mettere like e iscriverti al canale di Momarte. Ciao!